città dal cielo leggendario dal nome favoloso. Ne vogliamo sfogliare il calendario facendo come i gamberi a ritroso. Torniamo a Roma antica, di Nerone, del Rubicone, dei gladiatori pure allora oriundi. Roma, caput mundi, di quando con orgoglio ed ambizione cantavano matrone e pretoriani. Lassateci passà, semo romani. Cassio Ovidio, ci ricordiamo l'epoca imperiale, ma adesso in mezzo a questo stillicidio, se sa ce la passiamo alquanto male. Giulio Cesare è sparito, Giulio Cesare è sparito, siamo ridotti. Adesso come Giulio c'è Andreotti. Ma che disdetta, ogni epoca c'è il Giulio che gli aspetta. Ave, Marcia Cornelia. Ave Tivi, Ovidio Cassio. O che dici tu, Cornelia? Che si dice in questa Roma nostra? Tempora mutata sunt, Ovidio Cassio, e non dico mutatis mutandis, perché non so la censura come traduce il latino. Tutto è cambiato, Videoca. Ai nostri tempi gli dèi erano amati, erano rispettati. Adesso sono rispettati quei giovanotti della Nouvelle Vague che ci hanno i capelli davanti all'occhio e un dito da grasso sul colletto. Beh, ma in un certo senso pure quelli sono dèi. Che dèi? Dèi zozzoni, Videoca. È cambiato tutto. Tutto è cambiato, sic transite gloria Christian. Sic transite gloria mundi. Cogita bonda, anima mea est. Ovidio Cassio. Ego sum. Guarda il Circo Massimo, te ricordi? Nei secoli andati lì i leoni se magnavano i cristiani. E te nunca, e ora? Sono i cristiani, anzi i democristiani che se magnano tutto, pure i leoni. Sperandum est. Bigna sperare in un futuro migliore. No li criticare, governantes. Alcuni abete parva competenzia, altri abete magna competenzia. Verum est. E secondo un tibi, Mattarella, quod competenza abet? Oh, parva. Et minister domine do? Parva. E il capo della cassa del mezzogiorno? Magna. Locuere politica, pericolosum est. Meglio sparlare delle attrici straniere che affollano Roma Nostra. No, non ne parlavo manco per niente, perché io le attrici straniere non le conosco. Io i giornali non li leggo, mi porta sai a mente quelle. Ma come non conosci Linda Christian, quella che si sposa e si risposa, si ne posa? Mihi ignota est. E Zaza Gabor? Mihi ignota est. E Jen Mansi? Ancora di più mihi ignota est. O meno le attrici straniere mihi ignota sunt. Oh. E più mihi ignota sunt, più vengono a Roma a lavorare. E per forza vengono a Roma, Videoca. Roma Nostra è un giardino lezzante e profumato. Mica tantum. Perché? Sapessi dove abito io, Marcia Cornelia mea? Dove abito? Accanto a te purfina purfinorum. Oh. Ma la mattina e la sera sono costretto a cipamme un tanfo. Che tanfo? E sto tanfo italiano, e sto brutto tanfo. E che ti fa la narice arricciar a mille metri lontano? Sto tanfo italiano, per questo tanfo il romano che abita là magna pane e metano. Se poi c'è vento in un mezzo momento s'ammorba la città, e se protesti eppure se insisti non c'è niente da fare. Sto tanfo italiano, e sto brutto tanfo, è un profumo e un olezzo per chi, e poi che i sordi li becca da lì, se ne frega de facce assorbì.
sto tanto italiano. Ovidio Cassio. Ariego sum. Lasciamo perdere di parlare del metano, che è un gas, e parliamo della luce. Che dici tu, denazionalizzazione energie elettriche? Fa parte del miracolo economico italiano. Qualcuno disse Fiat Lux e la luce fu nazionalizzata. Ecco, sì, però i piccoli risparmiatori non subiranno danni, possono risparmiare. Ah sì? Sì, possono risparmiare il fiato, tanta capoccioni guid fregat, eh? Che gliene importa niente. Ma scusa tanto, Marcia Cornelia Mea, questa energia elettrica non fa parte di una iniziativa privata? Certo, invece adesso è privata dell'iniziativa, tutto qui. Ma senti, Videoca, adesso che andrà in mano allo Stato, che succederà? Bravo. Ho inteso dire che il governo si trincererà dietro questo proverbio. Qualem? Al cittadino non far mai sapere che si fa col voltaggio e con le ampere. Lo vedi? Lo vedi che sempre criticano facile, Mabemus? In sostanza voi in Italia, mica si sta tanto male, con tutte queste belle strade nuove che stanno a fa'. E guarda per esempio a Milano, che metropolitana che t'hanno fatto. E come no? So 3 anni che l'hanno fatta e ancora un camminamanco mezzo vagone. Figuriamo che gli avranno fatto a quell'ingegnere che ha fatto sto bel capolavoro. E che gli dovevano fare, Videoca? Niente. Oggigiorno a tutti quelli che fanno lavori pubblici, autostrade, aeroporti, non li beccano mai, perché? Perché? Chi manovra i milioni di Stato non è beccato. Chi il cemento lo fa disarmato, cavazza da re. Ma se un misero resta in debito di 6 lire e centesimi 3, beccato lo è. Semper! Te do una lirata che te spaluto, Semper maldicente, Sasumus. Invece guarda i nostri governantes quanto si danno da fare, come viaggiano avanti e indietro per migliorare situazione me nostram. Admirazione mea tota va per minister Piccionis, chi viaggia te si ne sosta a Parigi, Londra, Amburgo. Ovidio Cassio, noi populus romanticus sumus, mentre gli altri col progresso per le comunicazioni si avvalgono della radio, del telefono e persino di Telestar, noi siamo rimasti ancora ai piccioni viaggiatori. Sed non solum, etiam presidents consili partitus est tempo fa per America. Come no, è ritornato pure. Anzi, se tu permetti, ego, al presidents consili io vorrei mandare una lirata. Attacco mihi, ausculta. Io sono Ovidio Cassio. Io sono Cornelia. Mediocrem. Dopo ci riprovo. Ricordo Muzio Scevola romano. Che se non sbaglio proprio una quisquilia. Che punizione se brucio una mano. Se oggigiorno qui in Italia se bruciasse chi se sbaglia. Come costrutto Fanfani se dovrebbe brucia tutto. E in un momento andrebbe a fuoco tutto e il Parlamento. A marcia con me. Buona puella, anzi puella buona. Ma soltanto botte a sinistra, Dano. Una botta a destra non la volemo dare. Ma come no, Videoca? Però una botta e via, E chi volemo beccare a destra? Ma come, si domanda? Ma la godi? Caput partiti liberali italiani. Hai ragione. Tanto più che ho saputo che sta cercando di imparentarsi con qualche altro partito in vista delle prossime elezioni. Attacco subito? Attacchete, attacchete. Mamma la godi con progetti arditi. Da Pacciardi e l'ha invitato per guadagnare un po' d'elettorato. Uniamo insieme i nostri 2 partiti. Questo nostro gemellaggio non ci porta alcun vantaggio.
ma ci permette almeno d'essere in quattro per il 3-7. Non te pare niente, videocassio? Dico, videocassio? Mm? Ma Nanny, dove lo mettiamo? Siccome io non torno indietro, damo la botta pure a Pietro. E damogliela. Un tempo la DC, col socialismo, erano come il fuoco con la miccia. Invece con amore ed ottimismo, oh, li la 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 li la la. Bravo. Sono diventati tutto pappa e ciccia. Si continua de sto metro la gran piazza de San Pietro. Fra due decenni sarà la piazza de San Pietro Nenni. Fra due decenni sarà la piazza de San Pietro Nenni. Per una somma di principi sani, alcuni moralissimi cervelli hanno proposto che ai saragattiani si tolga il soprannome di piselli. Il decreto d'emergenza reca bene in evidenza la firma chiave del sottosegretario delle fave. Ovidio Cassio, e dico, se poi ci andiamo, come la mettiamo? Ma che paura c'hai, scusa? Siamo un tempo di democrazia adesso. Beh, vabbè, ma sai. Marcia Cornetti. Ma ti ricordi che tempo fa è arrivato a Roma Primus Minister Britannicus Macmillan? Come non mi ricordo. Poverino, sei venuto a curare. Perché, che c'aveva? Un certo mal de Gaulle. Capito, capito, capito. Ma scusa, ma che ospiti siamo? Arriva uno come lui e non gli famo una bella lirata? Anzi, una bella sterlinata? Ma gliela famo doppia. Poiché la Francia mo l'ha liquidato, Macmillan si è rivolto agli italiani. Lui è venuto a Roma da Pampani, col quale faccia a faccia colloquiato. Famose coraggio. Il commento non dispiaccia, ma pestaglie faccia a faccia. E occhio nell'occhio, Macmillan se sarà messo in ginocchio. Ovidio K, ma dico, non vogliamo partire con l'ultima sfornata che poi è la più saporita? E come no? Ecco, infatti, altri due ottimi stornelli. Attacchi tipi? Attacco, amici. Io sono Ovidio Cassio. Io sono Cornelia. La storia patria la ricordo tutta. Intorno al Medioevo, la Sicilia dai mori invasa se la vita è brutta. Fu fregata ed ebbe guai, perché i mori erano assai. Che sproporzione, ma un moro solo frega una nazione. Che sproporzione, ma un moro solo frega una nazione. Io sono Ovidio Cassio. Io sono Cornelia. Nell'epoca romana fui compagno dei magni condottieri del presidio, fra i quali mi ricordo Pompeo Magno. Come insegnano al liceo, era Magno sol Pompeo. Mo viva Dio,
magno io. Salvo eccezioni, ci stanno meno magni e più magnoni.